Questi possono essere emblematici. Non me l'aspettavo. Cioè, non me l'aspettavo proprio. L'ho saputo così da un giorno all'altro. Ah, zia chiude. Non me l'aspettavo perché comunque, ti ripeto, è sempre stato un posto con persone dentro. Cioè, non lo vedevi mai vuoto, c'era sempre qualche amico di libreria seduto al tavolino, oppure poi sempre si organizzavano eventi, almeno ogni settimana c'era un evento, coinvolte tante associazioni, tanti enti, quindi non me l'aspettavo proprio. Ahimè, chiudendo il pavone nero mi dà un dolore troppo grande, e perché perdo due stanze di casa mia, è come se arrivasse uno e mi togliesse due stanze dalla casa, e quelle poi meglio arredate di libri, di pensieri, di cultura, di vino, birra, caffè, cosa vuoi? E non dovrei essere triste. Non è cosa da poco. Ma all'inizio non si è capito cos'era questo posto. Cioè, io avevo i fiori fuori, avevo le piante, pensavano fosse un fioraio. Avevo una tenda e sono entrati pure a chiedermi che tende avevo oltre quella, insomma. Mi hanno chiesto i tavolini a quanto li vendevo, insomma. All'inizio avevo solo la prima stanza e appena entravi sotto le scalette c'avevi lo scrittoio che poi usavo nella buvetta. Pieno di libri, con le novità c'era, c'ho pure una foto da qualche parte. E si entrava e qualcuno ha detto, ma è una libreria. Insomma, era un po' particolare sicuramente, però insomma, da pensare che non fosse una libreria ce ne passa. Io non ho programmato cos'era, volevo che si comprasse i libri in maniera comoda, poi è diventato sì, comprare i libri in maniera comoda, e c'è sempre stato un qualcosa di più, non so come dire, non è mai stato anche per il fallimento commerciale, non è mai stato un posto commerciale, ecco. Poi sono indecisa su cosa mettere in queste scatole da dar via. I russi no. Non si può. Insomma, tu devi vedere le immagini di disegneri di questo libro. Ma questo? Del cane. Versione. Troppo bello. Cioè, è proprio bello venire qui, anche per chiederne come va, come non va, è proprio, ci si ritrova, insomma. Perché è uno dei pochi posti umani del Vomero. Cioè, ora si è creato un rapporto affettivo con il luogo, con il posto, con le persone. Perché poi c'è anche qualcosa di immaginario personalizzato, che è chiaramente ridimensionato, sembra di stare a Parigi, invece stiamo solo al Vomero, eppure il Vomero sembra quello di una volta, perché sembra quasi una libreria ebraica, quando un po' così yiddish, quando lo è, perché ci sono tanti richiami, questo almeno
dal mio punto di vista. Mi piaceva perché è un luogo, come dire, in cui sembravano possibili certe cose. Parlare, ognuno in questo luogo ha parlato dei propri sogni. Poi i sogni non si sono neanche incontrati, eh? Ognuno però li ha messi fuori. Io l'ho conosciuta nel 2003, in occasione della giornata della memoria di quell'anno. Sono stato coinvolto da Giulio De Martino nella presentazione di un libro. E dopo mi sono innamorato di questa libreria, di questa piccola grande libreria, gestita da una piccola grande libraia, perché sono rimasto colpito dalla cura, dall'attenzione, dalla sensibilità con cui venivano scelti i libri. Adesso non è facile, anzi è abbastanza raro, trovare una libreria dove i testi, i libri, i saggi siano scelti ed assemblati non seguendo le mode commerciali, ma seguendo invece dei percorsi, degli interessi. Poi mettiamo a posto, una volta vieni a casa mia e ci riguardiamo. Mi piaceva perché mi davano un sacco di libri, erano molto interessanti, facevano un sacco di disegni, perché poi questa libreria è fantastica. Questo va salvato, assolutamente. Che sta facendo? Sto salvando un altro bambino. Sì, mi leggerò in un solo giorno, sono divoratrice di libri. Mi ha addolorato anche il dover rapportare certi sentimenti e certe sensazioni sempre a delle logiche di mercato, che sono i costi, i profitti, insomma, che è giusto che sia così. Il fatto che tutto sommato, a parte questo gruppo di persone, probabilmente non è ambizione delle persone conoscersi e scambiarsi. Forse non è patrimonio di questo momento sociale, forse non ci appartiene più questo desiderio, al punto da difendere uno spazio. Sì, nel tempo si è capito, sì. Cioè, chi è tornato, che poi, ripeto, mi ha fatto vivere e ha vissuto con me, ha capito cos'era quel posto, sì. È stato una serie di cose che si sono concretizzate in un luogo. Delle cose, non solo di libri parliamo adesso, parliamo proprio di vita quotidiana, insomma. Un po' meno brutta. Una giornata della memoria, il caffè filosofico, Cinema Mania, le tante presentazioni di libri, dai romanzi ai saggi di storia, di attualità. E questo adesso si perderà. Il posto dove si può anche parlare di un libro, discuterne, chiedere, ecco, questo mancherà sicuramente. Avere il modo appunto di sfogliarlo mentre si prende un caffè, un tè, si parla. Un tempo fisiologico. Sì, nel bene e nel male. Tutti avevano almeno un piccolo barlume di follia, di quella però bella, capito? Di quella che li fa sembrare vivi.
Io non riesco ad arrivare via, ma sto guardando i fumetti, cioè ma come si fa? Vedo che oggi vanno le cose come che ne so, il grande centro commerciale, oppure il supermercato, vedo sguardi catatonici e alienati come mai avevo visto in vita mia. Però vabbè, qua era diverso, comunque non era concepito soltanto come libreria. Questo è il discorso. Però evidentemente è una questione anche di rapporti sociali che sono cambiati. È cambiato che noi sappiamo fare i conti correnti, sappiamo fare le occupazioni, sappiamo fare i cortei per tutte le persone sofferenti, considerandole molto lontane da noi. È cambiato il non riconoscere nel proprio vicino e anche in se stessi un piccolo dolore e non riuscire né a contenerlo né a leggerlo. Si scappa, si va in montagna, si va al mare, si va in discoteca, si va a cena. Questi luoghi non piacciono più, non interessano. Secondo me è il caso di dirlo, altrimenti Eve non chiudeva. È tutto un'altra cosa. 1710 più 2310. Non sa. 4020. Va bene, siamo chiusi, ragazzi. La cosa strana che ho sempre notato in questo posto è che tutti sempre interessati, sempre incuriositi, sempre a fare complimenti, ah, questo posto è l'unico in cui si fanno queste cose, i libri ricercati, le cose, però concretamente non hanno effettivamente contribuito a livello finanziario alla riuscita di questa attività, perché se avessero creduto realmente, credo che avrebbero agito in maniera diversa molte persone. Cosa avrebbero dovuto fare? Comprare i libri. Un'esperienza, io dico, vincente, nonostante adesso chiuda, perché durare 8 anni una libreria del genere contro tutte le aspettative, insomma, è quasi eroico, insomma, quindi una piccola parte di me ha partecipato a qualcosa di eroico, di antico. Mi piace ripetere, questa esperienza è un'esperienza antica, forse di qualcosa che si sta perdendo. E quindi è bene che venga anche testimoniato da chi l'ha vissuta e da chi, come lei, arriva alla fine a cercare di capire come e perché sta succedendo questo. C'era ancora tanto da fare. Non lo so, rinnovare, mettere i tavolini fuori, rinnovare un po'. Non lo so più, perché i miei sogni sono finiti in quel posto lì. Sicuramente c'erano ancora delle potenzialità. Non lo sapremo più. Finito?